Va bene, andiamo avanti. Allora, purtroppo, ragazzi, ci tocca. Arriva la polizia nella zona di guerra alla stazione Termini, parte 2. Allora, in realtà, questo io oggi ho visto questo video ed è il motivo per cui ho detto non penso che farò live. Quindi sappiate, No, io non l'ho visto. io sì, e ho detto so che dovevo reactarlo, non perché mi pagano per farlo, però ho detto va Quindi sto per fatto. uscire, cioè mi dici che è meglio che io esca? Io No, non l'ho a visto, eh. me fa molto soffrire in generale, ma anche il video in realtà no, mi ha fatto soffrire molto più quello dell'altra volta, perché inizierà con quell'urlo alla fine che a me mi ha veramente, ve l'ho detto, mi ha straziato. Però io sto iniziando a fare davvero difficoltà a guardare i video di Cicalone, perché mi fa male, cioè nel senso è troppa poca. Io sono, ripeto, per le cose dove c'è tanta umanità e qui ce n'è troppo poca. Cioè, è come entrare in una stanza senza ossigeno, non so come spiegarvi. Cioè, il tasso di umanità è troppo bassa per le mie meningi, capito? Per non vedere. Però, ragazzi, è come quando si dice, no, adesso, ecco, farò un paragone estremo, quindi non lo prendete alla lettera. È come chi lavora per la polizia postale che per sgamare il pedofilo deve guardarsi dei video. No, adesso chiaramente non sto dicendo che è alla pari, però sto dicendo che è la stessa sofferenza, nel senso che fai una cosa che sai che ti farà soffrire vederla, però la guardi perché va fatto, perché secondo me è importante che questa cosa venga denunciata. E ripeto, non ho ancora avuto modo perché Catani in questo, infatti l'avevo scritto anche oggi, si poteva venire in live, ma mi ha detto che era un po' incasinato questo periodo Catania, però io appena potrò, come vi ho detto l'altra volta, lo riconfermo, se posso, da cittadino, perché come dice giustamente Paleuomo, alcune cose partono d'ufficio, se no non puoi denunciare tu per qualcun altro. La cosa è che questo ragazzo non avrà mai i mezzi per denunciare. E questo, non ha i mezzi a livello linguistico, una questione anche di posizionamento sociale. Cioè è una persona che parte purtroppo svantaggiata a differenza nostra. Quindi se io riuscissi a dare una mano a livello legale a sto ragazzo che secondo noi ha subito un'ingiustizia, ecco, magari. Giusto per farvi vedere, lo riprendo un attimo, solo quel punto nel video vi faccio capire, magari non c'era qualcuno la scorsa volta, quello che è successo nello scorso video e che riguarda questo ragazzo e questa cosa qui. Lo faccio rivedere velocemente, solo questo punto ovviamente. Ok, questo è quello che è successo la scorsa volta a proposito di questo ragazzo che vedete con la maglietta bianca. Questa casa, giù, mettila qui avevamo parlato della prima spruzzata, ma avevamo detto ci sta, ha preso una bottiglia, ci può pure stare una spruzzata. Uno. E la seconda spruzzata, questo è quello che, seconda nostra modestissima opinione, è un abuso di legittima difesa. Cioè qui la legittima No, difesa non è legittima non è difesa. proprio legittima difesa. Scusate, chiudo un attimo Telegram, se non mi arrivano le notifiche. Dal nostro punto di vista non è legittima difesa e come ho detto io a Catania ho solo potuto descrivere la situazione, lui non ha avuto ancora tempo di visionare, ma descrivendogli il fatto che questo ragazzo viene spruzzato una volta col dispositivo di difesa che ha Cicalone, con lo spray e il peperoncino, e Cicalone avrebbe dovuto allontanarsi perché quello è uno strumento per difendersi e per neutralizzare chi hai davanti, dopodiché ti togli dalle palle, e invece Cicalone torna indietro per dare una seconda e anche più abbondante spruzzata. Quando ho descritto all'avvocato questa scena, mi ha detto: sei tornato, cioè mi ha chiesto proprio nello specifico se Cicalone fosse tornato sui suoi passi e come possiamo vedere l'ha fatto. Quindi, insomma, su questo siamo abbastanza sicuri che la Senti, nostra moderate i lettura. commenti, non scrivete le cazzate in chat, porca ragazzi. Sì, no, ragazzi, non è che scrivere le cose su Cicalone va Mamma bene mia. perché
l'ho scansato al prossimo, ti banno. Ho capito, cioè, nel senso, qui il problema non è andare contro Cicalone, cioè, in questa chat queste cose non si scrivono né da una parte né dall'altra, se no, ve lo dico. Non vi chiamo i commenti però, che lasciano là sotto, cioè, esatto, no, perché è la stessa cosa, cioè dire gambe, mandateli, ammazzateli e mandateli nelle bare al loro paese, o dire sparate le gambe a Cicalone, per me è uguale, cioè nel senso è sbagliato allo stesso modo, quindi anche se sono d'accordo che qui il problema sia Cicalone in questo video, oltre che i ragazzi che tirano le bottiglie, cioè, andarlo a menare o gambizzare, esatto, non diventiamo delle bestie, no, esatto, possiamo. Anche perché se no diventiamo, esatto, facciamo lo stesso loro gioco ed è proprio quello che io non voglio. Ma le bestie sono più brave delle persone, oh no, mi sono... torniamo al discorso di prima. Vabbè, comunque questo era quello che era successo lo scorso video. Il video finiva con questa terrificante scritta e queste urla disumane di questo ragazzo che mi hanno veramente molto colpito, per essere gentili, diciamo. E inoltre scrivete nei commenti come andrà a finire secondo voi, cioè proprio veramente la spettacolarizzazione della sofferenza altrui. Quindi andiamo a vedere, vediamo cosa è successo poi. Comunque tanto il video riprende da qua, per cui andiamo avanti. Allora, già qui adesso, ragazzi, io preparatevi psicologicamente, perché quello che vedrete è un montaggio tra poco, e questo ve lo giuro, è il motivo per cui mi è venuto proprio mal di te, cioè è venuto nausea, veramente una spostatezza, no? Guardando questa immagine, adesso la vedete tra poco, è veramente, cioè, qui fa vedere, quando io parlo di dove sta l'umanità in questi video, è proprio questo. Guardate questo montaggio. Scusa, allora a questo punto perché non gli metti la color correction, sì, lo fai diventare verde, Super Saiyan, si trasforma, no, esatto. E si trasforma in Hulk. O Hulk Super Saiyan. Cioè, io cane che cringe. Ma guarda, cringe purtroppo, cioè... Ma guarda, no, cringe per essere molto, sì, per sì, essere sì, molto sì. Moderato, molto, molto moderato. Sì, ha seriamente messo il fumo. Questa allora, è la cosa... musica, capito? Questo qui è tipo... E poi metti una musica per farmelo sembrare più cattivo. Sì. Sì. Qui lui non stava urlando di rabbia, questo è un urlo di disperazione, cioè chiunque abbia, ripeto, sì, un minimo, perché di empatia, c'è stato tutto un crescendo di frustrazione, esatto, esattamente, e poi alla fine sbrocca. Questo non è una persona arrabbiata, questa è una persona che soffre e si vede. Sulla faccia, io te lo giuro, questa è una cosa che io non riesco a concepire, questa per me è una cosa che non dovrebbe esistere, è veramente una violenza inaudita contro una persona che non ha mai dato il consenso a trasmettere la sua immagine, che per quanto possa aver sbagliato ad andare verso i loro urlando, non gli ha dato motivo di perché voglio, ci merita questo di essere stato spruzzato due volte da uno spray al peperoncino. Tra l'altro le bottiglie che tiravano quei coglioni dei suoi amici, intesi, che poi amici lì non ne hai, però di gente che sta con lui, gli hanno ferito il piede, era, come diceva giustamente Palle Uomo, un'escalation di frustrazione che l'ha portato a questo, e tu lo spettacolarizzi così. E perché qua fumo. Era già quando arriva la polizia, quindi insomma. Non è intrattenimento, Elisa, io non ti dico fallo perché a me fa male, io non lo faccio quasi mai, ma per capire cosa la gente prende da questi video basta leggere i commenti. Nessuno, per nessuno intrattenimento, è lo sfogatoio. Li vorrei morti, rispediti al loro paese, rinchiusi da qualche parte. Ringraziamo la Boldrini, la Schlein, eccetera eccetera eccetera. E lo sfogatoio, non è, per la gente non è neanche intrattenente questo.
usano questi video per avere il pretesto di sfogare la loro rabbia. Questo è quello che produce. Basta leggere i commenti sotto. E quelli che hanno più like, ve ne leggo uno per tutti. L'ho letto oggi. È ora di finirla con questa pattumiera nelle nostre città. Non se ne può più. E poi, aspetta, ve lo leggo. C'era uno terrificante. Ah, forse l'ha eliminato. Sembrerebbe strano, eh? Vabbè, forse l'hanno eliminato. Spero, era terrificante. Insomma, lo ricordo bene, però era brutto. Vabbè, non c'è neanche bisogno. Vabbè, no, era solo per farvi capire. Questo è il motivo per cui la gente guarda questi video. Non li trova intrattenente. Ha un modo per sfogarsi. Chiaramente sulle spalle di queste persone. E pro alle tasche di Cigalone. Altro posso dire un'altra cosa, no? Blerra i poliziotti, no? Certo. Però da dietro fa vedere il poliziotto che c'ha la cicatrice sui capelli, che assolutamente no, non è riconoscibile, no? Sì, sì, no, ma qui, ma perché oblerrava tutto il video. Stanno imparando. Sì, sì. No, ma dico loro, perché loro non vogliono blerrare solo i poliziotti, per cui quel mancato blerra è perché stava arrivando il ragazzo che non andava assolutamente blerrato. Questo ragazzo deve essere messo, capito, come ripeto, io sono sinceramente convinto che loro abbiano firmato, poi dopo si siano riappacificati, sì, abbiano firmato tutte le liberatorie del caso. Sì. Assolutamente sì. Cosa? E ancora una volta, no, sempre per il concetto non ti devi avvicinare. Perché sono andati su? Cioè, è arrivata la polizia. No, sono lì. I cazzi tuoi, stai da parte. Hai fatto bene a far notare anche qui, ma non l'ho fermato solo perché c'è anche dopo ripetute volte. Però sì, loro vanno come al solito, quello che l'altra volta ci scherzavamo. E mi stupisce che comunque gli agenti qua non abbiano detto no. A un certo punto glielo dico. A un certo punto glielo dicono. A un certo punto glielo dico. Non ti devi avvicinare. E l'altro si avvicina. Sì. Tra l'altro lui adesso li pregherà di andarsene, mettendo le mani conserte in preghiera. Adesso vedrete. Non ti devi avvicinare. Ci hanno massacrato le bottiglie. Questa cosa è ingestibile. Perché non parli mai dello spray al peperoncino, Cigalone? Sta pregando di andarsene con le mani conserte. Sta facendo così, dicendo andatevene. Vedi, contro la guerra, vedi? Cioè, sì. Ce l'ha scritto. Ah, contro la guerra, sì. Capito? Mattia Faroni qua si sta stupendo del fatto che queste persone non accettano l'acqua da lui, capito? Gli vuole dare l'acqua, dice sciacqua di la faccia, sai, ti abbiamo spruzzato, quindi... sai com'è? No, capito, cioè voi prendereste la... dispiace. Sì, esatto, capito. È assurdo, non riesco a avere una concezione di questa cosa. Non riesco a capire come loro non riescono a capire che se ne devono andare di lì. Sono arrivati pure le forze dell'ordine, perché state lì? Se non per farci il contenuto. Diciamoci la verità, Cicalone, dai, veramente, una volta per tutte, sei lì a farti il contenuto. C'è questo ragazzo che è disperato, si sta chiedendo, lo dice anche, dice per favore andatevene. Mi avete spruzzato, avete fatto tutto quello che dovevate fare. Ve ne potete andare gentilmente.
continuare tutti quanti. Vai lavoro per fare. Ma che lavoro per fare, se non so che va. Figlio, vai palle, figlio. Sono bravo ragazzo, sono bella fisico. Tirato le bottiglie, io darò un viso. Perché ha detto sono bello fisico, capito? Fa ridere, perché così possono dire. Ma su TikTok, lo metterei, sì. Se vuole vedere. Ma non gli devi dare, non gli offri niente, perché è peggio. Occhio. Sì, abbiamo spruzzato lo spray. Sì, perché si è avvicinato. Adesso la polizia lo sa però, Per favore, nome di Dio, andatevene. Il mio figlio è guagliato. Gli sta dicendo in nome di Dio andatevene. Non so più come dirglielo. Glielo stanno dicendo da circa, qui sarà passate un'ora, mezz'ora, un'ora, no? Basta. Senti, lui. Tutte le mattine lui lavora. Mattine io lavoro a Teatro dell'Opera, passo di qua e tutte le mattine c'è questo schifo. Pochi giorni fa, 3-4 giorni fa, hanno litigato le mattine con le bottiglie, ce le sono tirate e si volevano. Ci hanno tirato adesso a noi, hanno fatto un massaggio. Capito? Si volevano sgozzare. Va bene. Quindi, guarda, qui vedi proprio quello concetto. Quindi lui non è andato sotto, cioè insomma, ci sta invitando. Più volte No, ci ha dato solo. Ma partiamo dal concetto. Aspetta, ricordiamo il presupposto. Lui è tornato, dice quello era il ragazzo che c'aveva il martello l'altra volta. Vabbè, dai, andiamoci a parlare. Cosa vuoi che succeda? È quello che dicevo nell'altro video. Lo facciamo perché vogliamo fare pace con tutti, no? Sì, perché loro portano la pace e l'amore nel mondo. No, il discorso è che qua sto signore ha fatto giustamente, dice io abito qua tutte le per farvi capire, qua, lavoro qua. È ovvio che quella sia una situazione che non può rimanere così, ok? No, perché poi dicono, ah vabbè, ma voi date ragione a questi e rompete il cazzo a Cicalone che invece ci dà una mano. Allora, una cosa non esclude l'altra, nel senso che io condanno quello che fa Cicalone, ma non è che condannando quello che fa Cicalone sto implicitamente dicendo che quello che c'è lì va bene. Quello che c'è lì non va bene. In primis per loro che sono lì. Ancora prima dei cittadini. I cittadini sono chiaramente le vittime delle vittime. Cioè le vittime principali sono sti ragazzi che vivono in mezzo a una strada e che non hanno la possibilità di fare un cazzo. Perché parliamoci seriamente. Cioè che possibilità ha una persona che vive lì così? Sono quasi tutti dipendenti o dall'alcol o da qualche sostanza. Non avranno permesso di soggiorno, non hanno niente, non hanno la possibilità di lavorare o di fare qualcosa. Andrebbero recuperati, aiutati, disintossicati, gli dai un documento, gli dai il permesso di soggiorno, gli trovi una sistemazione, cioè in uno stato normale, chiaramente utopico perché non è così purtroppo. Quindi ovviamente, cioè questo vorrei che fosse chiaro perché poi io leggo anche i commenti YouTube quando ripubblico questi video. Nessuno sta dicendo che la situazione va bene così, perché la situazione non va bene così. Perché quel signore che ha il baracchino lì, anche quando non c'è Cicalone, avrà problemi. Perché questi qua sono persone che, vivendo in uno stato brado da animali, si comportano come tali. In più, ripeto, sotto effetto di determinate sostanze, a partire dall'alcol a finire con sostanze illegali, non sono di certo persone che stanno dentro con la testa e quindi per qualsiasi cazzata, oppure posso essere pericolose perché se sono in rota per qualche droga pur di recuperare i soldi magari rapinano qualcuno, quindi la situazione qua non va bene. Però essenzialmente se tu vai lì con due telecamere e la gente ti dice leva la telecamera, vattene a fanculo, probabilmente se tu rimani, insisti, vai solo a fare escalation, ok? Quando invece magari è meglio evitare, no? Esattamente, infatti qui stavo arrivando, cioè, ovviamente il fatto che queste persone siano problematiche e che questa situazione non può restare così non giustifica a te Cicalone di arrivare lì, fottertene dei loro diritti, perché è un mio diritto chiederti di allontanarti dal posto in cui io tra l'altro sfortunatamente quella è la mia casa, cioè improvvisata per terra sto dormendo,
mi chiedi vuoi qualcosa da mangiare, ti dico di no, vai via, a quel punto lì sei tu che stai facendo un sopruso, perché per quanto quelli potrebbero essere peggio merde, io penso che come esseri umani, in quanto esseri umani, avranno i loro diritti. Il problema ripeto, di chi... ripeto, probabilmente, no, se lo fa con una persona stabile, bravo, Ramos, no? Esatto. Un tizio che sta alla fermata dell'autobus, tranquillo, no? Un pensionato italiano sta alla fermata dell'autobus, tranquillo, lui va là, insiste, dice no, ma non mi inquadra, non mi inquadra, non mi inquadra, non mi inquadra. Probabilmente è difficile che quello dia di matto. Certo, perché è una persona normale. No, dico, se è un pensionato italiano forse un po' sì, però è molto più probabile che uno di sti ragazzi si triggeri. Certo, no, ma io a chi lo devo spiegare? Cicalone lo sa benissimo. Ma cioè, sì, sì, lo sa benissimo e va lì proprio per quello. Cioè, lo sa talmente bene che ci va lì apposta perché... Ripeto, ragazzi, andate a vedere, non è che l'ho già fatto vedere una volta, adesso non userò ulteriore tempo per farvelo vedere. Andate a vedere, cercate portici, comunque se andate a vedere ci sono diversi video sempre in questo punto e su 10 video, mette, adesso non mi ricordo quanti sono, 6 hanno avuto dei problemi. Ok? Quindi direi che visto che parliamo di statistica, porta a pensare che se vai lì lo vai perché sai che ci saranno dei problemi. Ma il discorso che fa la gente qual è? E qual è il problema? Il cicalone che va lì o la gente che crea problemi lì? Allora, lì, come dicevo prima, una cosa non esclude l'altra. Lì il problema c'è, c'è del disagio, è una situazione che andrebbe risolta, quelle persone non dovrebbero stare lì, cioè sembrano veramente gli animali in cattività, però questo non dà l'autorizzazione al cicalone di andare lì e riprenderli in faccia e poi trasmetterli sul suo canale senza nessuna autorizzazione, capite? Quello è il discorso, perché io ripeto, gli attacchi che mi fanno sono sempre gli stessi. Ah, tu giustifichi loro per dare conto al cicalone? No. Io penso che lì il problema ci sia da ambo i lati. Qual è la differenza però? Che da un lato abbiamo dei disperati, che di questa cosa qui non ci guadagnano niente, sono delle vittime che diventano anche talvolta carnefici, perché essendo vittime, vivendo come delle vittime, quindi con niente, diventeranno carnefici per un istinto di sopravvivenza, molto semplicemente. Invece cicalone fa una scelta voluta, dice io voglio andare lì e farmi il mio contenuto, sapendo che molto probabilmente succederà quello che è successo. È questo che io condanno, perché mentre da un lato abbiamo la disperazione, dall'altro dovremmo avere la ragione, perché Cicalone, ed è proprio perché ha la ragione che capisce che deve andare lì, perché dice vado lì così mi porto a casa le mie visualizzazioni e anche sto mese se magna. E il bello è che queste sono le persone che hanno il coraggio di dire a me, al Cerba, quelli che fanno questo... il contenuto di reaction, che noi, capito, guadagniamo alle loro spalle, capito? Cioè siamo noi, siccome lo facciamo seduti dalla sedia e non andiamo a rompere i coglioni a terzi, ok? Noi mangiamo sulle loro spalle, quando loro sono i primi a mangiare sulle spalle degli altri. Perché questo contenuto, cioè se Cicalone questo mese si porta a casa dei soldi, è anche grazie soprattutto a questi video. E in questi video... quello su cui lui è guadagnato, sulla disperazione di questa gente, dei cittadini disperati, perché ha ragione, quel signore che ha intervistato ha ragione a dire che non è normale che lui tutte le mattine si alza, va lì, passa di lì perché va lì a lavoro e c'è questa situazione. È ovvio che non è giusto che sia così. Però, cioè capito, questa è gente che ha il coraggio di dire a me che io mangio sul loro lavoro. Loro, capito, che sono... se io sono uno sciacallo... voi siete, non cioè, capito, all'ennesima potenza, perché io perlomeno... la piccola differenza che un invisibile, un clochard, uno di questi ragazzi non ha la possibilità, esatto. Non ha i mezzi, non ha una platea anche, non ha un palco. Esatto, perché esatto, bravo Palle, perché appunto loro dico che noi mangiamo sulle loro spalle, no? Però Cicalone, se vuole farmi una denuncia, come ha già provato a fare con scarsi risultati, me la può fare. Questi qua sono degli indifesi. Per quanto siano pericolosi, cioè stanno a dire indifesi da gente che tira anche le bottiglie, indifesi da un punto di vista di paritario, non hanno le stesse possibilità che ha Cicalone con me. Cioè, se io faccio la reaction al video di Cicalone, Cicalone si può in qualche modo tutelare se pensa che io abbia sbagliato. Così come dubito che il ragazzo sappia che nel momento in cui è stato spruzzato in quel modo, forse non è proprio legittimo. Dubito. Certo. Magari è un avvocato e non lo sappiamo, sai quanta gente... Non credo, non ha le sembianze. Arriva in Italia e magari hanno titoli di studio ben più alti.
Quindi è questo il discorso. No, questo è perché, ripeto, le critiche sono sempre le stesse, mi rompo anche il cazzo di leggerle, però cioè che la gente non arriva al ragionamento che dire che Cicalone fa qualcosa che secondo me è sbagliato non vuol dire che sto giustificando, cioè ovviamente quei ragazzi che hanno tirato le bottiglie a Cicalone non è che io gli posso dire hanno fatto bene perché Cicalone gli ha rotto il cazzo, aspetta, non è vero. È diverso, comunque è diverso anche il contenuto quando lui va dalla persona che vive per strada e che accetta di raccontare la sua storia, è una cosa. Questo è un altro, cioè quello che abbiamo visto nel video precedente, è lui che va lì, sta parlando con delle persone, altre persone dicono non vogliamo essere ripresi, non così, va, andate via, e ripeto. È un loro diritto. Per il codice penale, la cosa giusta da fare in quel caso è prendere e allontanarsi. Soprattutto appunto sapendo che quello... se poi vuoi difenderti. Cioè, esatto. No, ma poi, ripeto, cioè, non ho capito, l'esempio che ci ha parlato l'uomo prima del vecchietto, ribaltiamolo su di me. Se io sono appunto a fermata del pullman e arriva Cicalone che mi vuole riprendere, io avrò il diritto di dirgli che non voglio essere ripreso, che non voglio avere a che fare con lui. Ovvio che io non tirerò delle bottiglie a Cicalone, perché? Perché al contrario di questi ragazzi ho dei mezzi in più. Innanzitutto non sono disperato, non faccio uso di sostanze. Hai anche qualcosa da perdere. Ho anche qualcosa da perdere, bravo, esattamente. Quindi io non sono una persona violenta, quindi per cui sicuramente da me Cicalone non prenderebbe né schiaffi né bottigliate né niente, ok? Ma io eserciterei il mio diritto sacrosanto di dirgli non voglio essere ripreso. Quindi come lo posso esercitare io? Perché loro no? Non è il fatto che siccome Mattia Faraoni è arrivato a fare la carità cristiana, volete da mangiare. Bravo Faraoni, è un bellissimo gesto offrire del cibo a delle persone che magari fanno difficoltà a mangiare perché non hanno i soldi. Ma se quelle persone ti dicono di no, vai via. E tra l'altro, forse dovreste domandarvi il perché vi dicono di no. Perché ripeto, io ho anche un amico che lavora a contatto con i clochard, che fa questo servizio, no, di distribuzione del cibo tramite un'associazione, e ha detto che delle volte li cacciano anche loro, e non hanno le telecamere, quindi può succedere anche così. Però tendenzialmente no, nel senso che lui spesso volentieri il cibo e li ringraziano. Ha detto con alcuni ci ho fatto anche amicizia, quando li vedo mi abbracciano, eccetera, eccetera. Ma perché? Perché loro sanno che queste persone, il mio amico, va lì a dargli del cibo e basta. Quando vedono Cicalone e vedono che spunta questo qua con due energumeni, una con la telecamera, ma ragazzi, ma veramente, ma Cicalone, ma mettiti nei panni di sti ragazzi, ma secondo te è normale? Ed è così strano pensare che possa avere questa reazione? No, ma infatti, ripeto, Cicalone non pensa questo, Cicalone lo sa benissimo che se lui va lì, succede quello che succede, e se ne fotte pure di rischi, io ripeto, prima o poi ragazzi... E io mi auguro di no, perché per quanto mi stia sul cazzo quello che va Cicalone, io gli auguro tutto il bene di questo mondo, perché io non sono una persona appunto che dice andrebbe gambizzato, andrebbe. Io mi auguro che non succeda, ma per la legge dei grandi numeri, prima o poi quella bottiglia che ha preso quel ragazzo l'altro giorno arriverà in faccia a qualcuno di loro e ha voglia a piangere sul latte versato, perché in quel punto Cicalone, io vorrei vedere se tu hai le palle di dormire tranquilla la notte dopo che sai che o Mattia o Evelina o chiunque ti porti dietro si è preso una bottigliata in faccia. Vale la pena per mettersi due spicci in tasca di rischiare? E se arriva in faccia un passante è peggio ancora. Bravo, è peggio ancora. Se arriva in pazza... Io quello che dicevo l'altro giorno, quella bottiglia che non ha colpito, ha quasi colpito il carabiniere. Cioè se arriva in faccia... Siccome quelli ti stanno... Cioè... creare il trambusto, no? Cioè comunque è vero, cioè tirare le bottiglie ovviamente condanniamo, ma è una situazione che stai generando tu. Quei cocci a terra che rimangono lì sono anche per causa tua, non che tu hai buttato fisicamente la bottiglia a terra, attenzione. È indirettamente. Però è una situazione che si è andato a innescare. Esattamente. Ciocchio. Terente, fai sempre il solito errore tu, io non ti ho visto fino ad ora, per cui penso che tu sia entrato in questo momento in live. Io ho appena finito di dirlo. Aspetta, cui... no, l'ho appena detto io, tra l'altro, condanniamo, quindi passa avanti proprio. Cioè, Tenente, ascoltate. No, cioè, esatto, so no, ma lui non sa perché non ha ascoltato. Perché entra e dice, io ho già detto, cioè... Come, ma poi io, ripeto, Terente, cioè, mi segui da un bel po' di tempo, ma come puoi pensare che io possa giustificare un lancio di una bottiglia?
Cioè, ma sapete che sono una persona obiettiva, no? Non, cioè, anche se non mi hai ascoltato, cioè, ci puoi arrivare con la logica, no? Che io non posso mai giustificare un lancio a bottiglia. È ovvio, cioè, neanche, c'è bisogno neanche di ascoltarmi. Poi ti ho già detto 30 più volte che è una cosa che tu fai spesso. Impara che se tu arrivi in una live già iniziata, magari delle cose sono già state dette. Quindi prima magari chiedi, ma l'hai già detto? Allora ti avrei risposto. Però se tu mi dici non giustificare, io mi sento come se veramente l'avessi fatto. Non l'ho fatto. Andiamo avanti. Bellissimi montaggi con la musica, no? Rendono tutto. Cioè, capito? È un film, per... cioè, questo diventa un film quando è la realtà. Botta a chi, scusate, questo sta fuori adesso. Guarda che hanno... quanto si appoggia questa roba. Allora, è evidente, l'abbiamo già parlato l'altra volta nel video, questo ragazzo, che è quello che è stato spruzzato con lo spray, parla di questa botta è stata data dal suo amico Ronda Gigalone. È evidente che lui lo dica perché, siccome stava dormendo, non si è reso conto di cosa stesse succedendo, si è sentito arrivare questa botta, si è svegliato mentre dormiva. Si sveglia un po' come, no, la storia che raccontava prima Palle Uova. Te svegli da un coma e c'hai un grizzly. Ecco, al posto del grizzly immagina che ti trovi Cicalone con una telecamera spianata. Quindi lui, questa botta, dice che ha ricevuto una botta e si è svegliato. E inutile Cicalone che ti appoggia il fatto che questo ragazzo ha chiaramente un problema a livello di linguaggio, nel senso che non conosce bene la lingua e quindi dice delle cose. Inutile che continui a dire, non ti ha accusato direttamente, ha detto che ha ricevuto una botta e può aver pensato che l'avete tirata voi. Dopodiché, pure che, cioè... in questo istante, comunque, già, cioè, non in una situazione di stress di più, cioè, è stato, era incazzato, è stato spruzzato, super frustrato, perché comunque l'abbiamo visto, urla di rabbia essenzialmente, disperazione. Quindi, pure che qui iniziasse a parlare è tutt'altro, sì, aspetti, sì, che sia una persona lucida. Esatto, non è lucido, ma non era lucido neanche prima, cioè, nel senso, non è mai stato lucido perché si è svegliato in questa baraonda con sto suo compagno di, diciamo, come è definito Cicalone, birimpettaio, no? Si è svegliato in questo caos, quindi non è lucido, però lui si attacca, no? Perché la comunicazione di Cicalone è volutamente manipolatoria. Ma che sta a di questo? Sai, no, che fa? Ma che sta a di? Ma che ha toccato? Ma che sta a di? Chi è che ha dato la botta a chi, scusate? Questo sta fuori di testa. Guarda, questo sta fuori di testa. No, non sta fuori di testa, Cicalone. Si è svegliato in questo caos, ha preso due spruzzi spray al peperoncino ben distribuiti da te, si è preso dei cocci della bottiglia che hanno tirato i suoi compari, per cui è in uno stato di shock e frustrazione. Per cui, come diceva Palle Uomo, potrebbe pure parlare, non lo so, di Cenerentola, cioè, non so, la prima cosa che mi viene in mente. Non è una persona lucida, per cui non utilizzare questi mezzucci comunicativi, capito? Perché così quelli che guardano il video dicono: oh, vedi, ma questo stava, ha ragione Cicalone, stava pazzo, parla di botta, ma chi l'ha toccato? Hanno fatto qui c'è una roba che non mi sono spiegato, l'ho vista la prima volta, questo rallenti su cos'è, un messaggio antirazzista, Cicalone, cos'è? No, perché c'era il simbolo di, no, delle due mani bianca e nera, che si, cioè, cos'è questo, cosa mi stai comunicando con gli questo? Sta prendendo il polso il ragazzo, credo. No, ma è perché lo sta salutando, non lo so, non ho idea. Cioè,
No, ma c'è un rallenti, cioè, siccome la regia di Ciclone per me è un mister. Vedi che rallenti. Ah, perché lui comunque viene salutato e non ha problemi, cioè non discrimina in base al colore della pelle. Sì. A differenza di quello che nel video suo, non lui, che diceva come si fanno ad essere razzisti. Vabbè, andiamo avanti. Ah, no, ovviamente ero ironico, ho capito benissimo qual è il messaggio di Gigalone, mi fa schifo. Mi fa veramente ribrezzo. Questo rallenti è uno schifo. Ci hanno bersagliato, cioè proprio... Guarda che sarebbe andato tutto liscio se quello là uno solo e quello se su un'altra mistificazione. Non stava andando tutto liscio, Mattia. Non stava andando tutto liscio. Ti hanno detto che non volevano niente. Andava tutto liscio se nel momento in cui tu offrivi gentilmente, come hai fatto, del cibo, comunque ti porta al bar a prendere qualcosa. Anzi, ti do questo. Sai come fanno? No, perché ecco, questo mi è venuto in mente adesso. Il mio amico che lavora a contatto con i clochard, sai cosa fanno loro? Arrivano e portano il cibo, ok? E perché lo fanno? Perché se dovessero arrivare e dirgli andiamo al bar, sarebbe un passaggio in più. C'è, ricordo che queste persone sono straniere e non tutte capiscono l'italiano. Tra l'altro voi, tra le vostre non competenze, non sapete manco parlare l'inglese, cosa che neanche io sono bravo a fare, però a differenza vostra non mi metto in questa situazione. Per cui, non sapendo l'inglese, c'è un bias proprio anche a livello di linguaggio, cioè non capisci, Mattia Faraoni, che quello che fate non ha senso. Se tu andavi al bar, prendevi tre panini e glieli appoggiavi lì, ecco, per esempio, il mio amico mi dice, molte volte arriviamo che i ragazzi dormono, tipo in questo caso. Mi vengono tutte adesso le cose. Il mio amico dice, quando arrivano che dormono, noi cosa facciamo? Glielo lasciamo lì. Perché ovviamente non è che svegli una persona, perché quella persona magari sta dormendo perché è ubriaca, fatta di qualcosa, quindi magari al risveglio potrebbe essere violenta, perché tu l'hai svegliata dal suo torpore, ripeto, che può anche derivare, semplicemente sta dormendo, o magari invece è ubriaco, fa. Loro vanno lì e gli appoggiano il cibo. Sapete perché voi non fate questa cosa? Perché non è contenutistica. Voi dovete avere l'interazione di guardate com'è buono Faraoni. No, la prossima volta prova a fare una cosa. Se stanno dormendo, magari non svegliarli, perché io penso che anche a te Faraoni, se tu stai dormendo e magari no, hai fatto una serata, non penso che Faraoni succeda, perché è uno sportivo. No, aspetta, se tu dici così, ma quello a cui si sono avvicinati era sveglio quando sono arrivati, quindi... Certo, no, ma quello che voglio... No, ma questa roba del dormire era che questi, alcuni loro stavano lì comunque dormendo sotto le coperte, anche se uno di loro è sveglio, ripeto... Infatti il mio amico mi ha raccontato, delle volte li troviamo addormentati, magari sono sbronzo, magari semplicemente stanno dormendo, gli lasciamo lì il cibo e ce ne andiamo, ok? Non ha, perché loro, molto semplicemente perché questo mio amico, quello è il suo lavoro, e le associazioni lo fanno mica perché qualcuno gli deve scrivere poi nei commenti, oh come siete bravi, ma come siete umani, loro lo fanno perché il loro lavoro, il mio amico intendo dire, e le associazioni lo fanno perché danno una mano a livello sociale in queste situazioni di degrado. A differenza vostra, loro non ci guadagnano da questa cosa e lo fanno semplicemente per interesse, cioè per l'interesse, scusa, perché anche voi lo fate come interesse, nell'interesse di aiutare queste persone. Voi magari sotto sotto, cioè pure io fra tutti lo sapete, Faraoni è sempre quello un po' più umano, ma qua c'è un errore. Ah, siamo arrivati, andava tutto liscio finché uno ti ha detto di andartene e tu non te ne sei andato, e una persona ha nei suoi diritti di chiederti di lasciarlo in pace? Mi sembra di sì, no? Come ce l'hanno, come ce l'ho io, come ce l'ha Palle Uomo, ce l'avete voi in chat, ce l'avranno anche questi ragazzi. La piattaforma in realtà, fermi, leggo questo commento. La piattaforma che consente questo tipo di spettacolarizzazione non lo consente. No, assolutamente. Contenuti, ma... cioè, tutta la parte violenta non dovrebbe stare su YouTube. Esatto. Poi uno può dire, lo voglio fare per denuncia. Fosse un altro, non fosse Gigalone, direi, va bene, ci sta, vuoi denunciare un'aggressione, lo puoi anche fare.
cioè dice, vabbè, non monetizzo, rischio, ma voglio denunciare, cioè me ne fotto e voglio denunciare, ma qui non c'è l'obiettivo di denunciare, qui c'è l'obiettivo di farsi le belle e buone visualizzazioni e basta. Sì, si è fatto un casino. Un po' come al solito, quello si è surriscaldato. Questo è il responsabile del casino, nonché colui che ha lanciato la maggior parte delle bottiglie. No, lui è uno dei responsabili, gli altri siete voi. Lui è uno dei responsabili e anche il, forse il più violento, perché ha tirato le bottiglie. Ma non è lui il responsabile, basta. Responsabili siete voi e lui. No, non è vero. Non è vero, Zono, non è l'unico responsabile Cicalone, perché ovviamente anche se io ti rompo i coglioni non è che questo ha il diritto di tirarmi delle bottiglie. Quindi condanniamo, cerchiamo di essere obiettivi come sempre. Questo ragazzo ha la sua responsabilità, perché comunque è stato violento. Poi, come diciamo sempre, è una questione di contesto, mentre da un lato abbiamo Cicalone e i suoi, che sono le persone che per loro fortuna hanno problemi di dipendenza, no? Cioè, quindi tutto quello che lo fanno con coscienza, questo ragazzo magari è sotto effetto di stupefacenti, però non è che questo lo giustifica, ok? Questo voglio dire, quindi non giustifichiamo lui che tira le bottiglie, come non giustifico Cicalone, cioè nel senso, infatti i responsabili sono questo ragazzo e loro, che nel momento in cui hanno visto questo ragazzo agitarsi, hanno deciso volutamente di restare lì, sapendo che sarebbe potuto succedere quello che è successo, che la probabilità era molto alta. Quindi i responsabili e anche questo ragazzo, perché se no perdiamo il focus, ripeto, io quello che cerco di spiegare sempre, io non mi schiero, ok? Io analizzo. Io e Palleuomo cerchiamo sempre di fare un'analisi, poi magari abbiamo opinioni diverse, però ognuno ha la propria opinione. Quindi, essendo obiettivi, bisogna dire che ovviamente, come dicevo prima, no? Il problema c'è, non è che possiamo dire che questi ragazzi sono solo delle vittime, cioè nel senso dobbiamo anche capire che comunque sì, sono delle vittime, ma che comunque questa situazione non può essere così, perché anche il cittadino romano che passa di lì ha il diritto di passare senza vedere bottigliate eccetera eccetera, come raccontava. Quindi ovviamente parliamo di diritti di tutti, sennò diventa di nuovo non paritario il discorso. Però il discorso è, non è che la soluzione è andare lì come Cicalone o come scrive qualche testa di cazzo nei commenti a rispedirle al loro paese, è semplicemente cercare in modo che le istituzioni abbiano i mezzi per aiutare queste persone, e aiutandole risolvono il problema loro, risolvono il problema ai cittadini romani che passano di lì e che hanno tutto il diritto di farlo nella totale tranquillità, e risolviamo anche il problema Cicalone, così non c'è più un cazzo di cui parlare e magari torna a fare i video sui Krav Maghi, che era meglio, eh? Ci piaceva di più così. E facciamo vedere anche Cicalone, ma adesso, ah, ecco, infatti ce l'ha qua. Ah no, è il momento dopo, perché non facciamo vedere quando tu spruzzi lo spray? Cioè, nel senso, l'hai già fatto vedere, quindi non è che sto dicendo che lo stai nascondendo, Cicalone, però nella ricostruzione manca un pezzo qua, manca il momento in cui tu ti spruzzi lo spray. Su quello che ha generato il tutto, sì. Solo uno. È lui, solo lui, solo lui, lui il colpevole. Vabbè, per semplificare, dai. Sì. Attento, non serviva niente, ho chiesto se qualcuno voleva qualcosa a fare. Oggi è tutto, mi hanno tirato. Tra l'altro qui faccio notare, come dicevo anche prima Palle, cioè in tutto questo la polizia sta intervenendo, loro sono lì, continuano a stare lì, poi magari perché devono identificarli, non lo so, però continuano a stare lì a guardare, spostati, allontanati, cazzo. Non interagire, esatto, ti allontani e aspetti, perché magari, ripeto, sono lì perché devono essere identificati, hanno fatto bene a restare nei paraggi, ma non stare lì, ancora davanti, continuando a riprendere gente che continua a stare lì sdraiata. Spostati di fianco e aspetti, e la polizia poi dirà qualcosa, no? Se passa il tizio di bottiglia non ci parli, banalmente. Infatti, che gli è passato di fianco, loro stanno lì a interagirci ancora. Ma infatti tra un po' la polizia glielo dirà, Se tu sei indietro,
e ti fa vedere il sito poi se fomenta. Questi se fomentano. Eccolo qua. Avete visto un poliziotto cosa ha detto? Signori, per favore. Poi non è che poteva andare lì a occuparsi dei bambinoni di Cicalone, che gli ha detto per favore con sta mano allontanatevi, no? Gli ha dovuto dire, no? Perché non ci arrivavano da soli che si dovevano allontanare da questo posto. Grazie. Circa un'ora fa, tra l'altro. Grazie. La prima sub da live, ragazzi. Vergognatevi oggi, Vero che ieri abbiamo fatto il full, però. Grazie Mister Dini, bentornato, grazie per i 15 mesi. Gli ha detto di allontanarsi, guarda cosa fai, cioè lo sta ancora riprendendo. Gliel'ha detto il poi. Grazie. Si fomentano. Questo è la gioventù di fare un attimo indietro. Vedeva indietro. Ma perché io l'ho concentrato sul. Tu vai indietro e ti fai indietro? Non si capisce. Se tu vai indietro. Che... quindi se tipo se indietreggi, se ti allontani, loro si fomentano. Ah, dici che fai quello... vedere, non ho capito. Sì, è vero, dice quello. Dice se fomentano. Dice se tu vai indietro, cioè se tu ti allontani. E ti fai vedere, non ho capito. Ti cosa, fai vedere, magari però... penso, deduco, debole, diciamo, cioè che diciamo hai paura. Immagino, non dice queste parole, però. Che il concetto sia quello, lo se fomentano. Intimorito, forse. Intimorito, ti fai magari, vedere esatto. Intimorito. Sì, sempre io non scappo, esatto. Se fomentano. Il poliziotto, contiamo i secondi, mettiamo un timer. Qui il poliziotto gli dice di allontanarsi, Vediamo quanto tempo ci mettono. Dove sta? Mettiamo un bel cronometro, così vediamo in quanto tempo, che tempo di reazione hanno. Timer, cronometro, via. Poi prima bestemmiava Dio, me lo chiama Dio quando sei arrivati loro. Sì, capito. E questa è un'argomentazione. Però Papa Francesco ha detto che in realtà la bestemmia è comunque una forma di contatto con Dio. Evelino mi sembra una troppo informata, su, capito? No, ma queste sono come Cicalone prima, che sì, dice quella retorica spiccio. Sì, sì, no, ma sotto poi i messaggini, capito? Ora ti rivolgi a Dio, ma tu prima lo bestemmiavi. Grazie al cazzo. Ma guarda, penso che se uno mi spruzza lo spray peperoncino, ma Dio proprio non è che lo bestemmio, proprio lo blasto. Faccio tipo gli open Discord. Open Discord con Dio faccio. Io ho fermato il timer, intanto adesso lo riattivo. Sono stati 36 secondi, sono ancora lì. Ci sono stati anche due tagli, quindi. Sì, compresi i tagli, sì, ma ovvio, sarà un minutino, vabbè. Ma dici il video, no? Quello è il serio di video, eravamo come colpito qua, vedi cazzate. Domani uno che poi c'è il video, almeno è una tutela per noi. Però c'è pure il sacco. Capito? Meno male che avevano fatto il video, perché sennò quello lì l'incastrava, capito?
Voglio spiegare come dire, non c'è il video. No, ma c'ha una. C'aveva già una ferita nera. No, no, dice, meno male che ce l'abbiamo il video, perché siccome quello c'ha, hai visto, c'aveva la cosa sull'orecchio. Sì, sì, no? Sì, sì, sì. Che poi certo. non vorrei che pensa che l'abbiamo fatto noi, eh. Anche perché loro mica hanno fatto forma niente. Di tutela. No, no, ma poi mica loro hanno fatto niente. Sono comportati, cioè, legittima difesa. Penso che questo video, il video scorso di Gigalone, dove Gigalone usa lo spray, verrà preso dalle scuole di polizia per insegnare qual è una legittima difesa da manuale, eh? Cioè, quella proprio, ragazzi, è una legittima difesa da insegnare nelle scuole, eh? Voglio proprio azzardare, mi voglio rovinare oggi. Comunque è passato 1:13 compresi i tagli, ancora sono lì davanti. È riuscito a prendere in empatia quello che la sorte stava facendo. Gli offri una cosa da bere, sarà... Capito? Loro sono riusciti a prendere in empatia l'altra volta quello che aveva il martello, capito? E quindi questo è un vanto. Comunque noi ci siamo riusciti. Stavolta purtroppo l'altro ha tirato le bottiglie. Capito? Poi la volta prossima che andate troverete l'empatia con quello delle bottiglie, c'è uno con la spranga, insomma. Facciamo a giro, no? A giro. Scusa, proprio l'altro si è svegliato, ha dato matto, non sono più riuscito a gestirlo. Questi non gli manca la bottiglia, capito? Impazzisco. Allora lo sai, Cicalone? Scusa, lo sai? Sei consapevole quindi che tu sei andato sotto i portici con una telecamera insistendo un contatto con delle persone che tu sei consapevole che abbiano dei problemi con la droga? Allora ne sei consapevole. Che vuol dire che allora che senso ha che tu vai? Perché vai a cercare un contatto con una persona che tu sai che fa uso della bottiglia, cosiddetta bottiglia, crack, per chi non sapesse che cosa vuol dire. Cioè, nel senso, no? Io ho uno fatto che so che si fa di crack e che magari in rota non mi ci avvicino, perché so che è una persona che sicuramente non è lucida se è in crisi di astinenza. Visto che lo sai, no, Gigalone? Sei esperto, sei cosciente. Per come mai vai lo stesso? Che sono passati quasi due minuti, sono ancora lì. Ripeto, coi tagli. No, perché se sai che sto guardando tutti io, sto guardando tutti io. Che salto. Ma scusi, signore, possiamo? Grazie, signore. Siamo in faccia, detto. Io vengo da Sarò. Fazzoletto ce l'hai. Io ho dato l'acqua. Guarda quelli là sopra. Qui c'è la polizia, no, quello è il Ministero degli Interni. Se muore, ci ha chiesto a noi, vi fate mangiare a me. Buona marmata. Vedi qual è la differenza? Questa è una cosa normale. Questa è un'interazione normale. Una persona, addirittura te lo viene a chiedere in questo caso, ma se una persona è disponibile, dice, è un bel gesto quello che fai, Mattia. Il problema è che tu prima, siccome sei un pugile, fai arti marziali e non fai l'assistente sociale, forse non ti è chiaro, ma se una persona ti dice di andartene via, te ne vai. Non è che gli assistenti sociali, quando vanno, ripeto, o chi, come il mio amico, va a portargli il cibo, se gli dicono vattene, loro rimangono lì. Se gli dici vattene, te ne vai, cosa devi fare? Non è che pur di... Allora, continui. Te ne vai. Questo invece vuole il cibo, ben venga, è un bel gesto aiutare una persona che ha bisogno di... Soprattutto sul cibo, voglio dire. Se avessi chiesto dei soldi, anche io quando mi chiedono i soldi sono sempre un po' titubante perché non so che uso ne fanno, ma ti chiede del cibo, è un bel gesto. Ma c'è una bella differenza tra questa interazione e quella prima, o no? Sì, quasi 3 minuti, sono ancora qui comunque. Si è fumato, cioè è più calmo oggi, stava fumatissimo, quello qui. Mi sta guardando come diante da mazzo. Sì, bello questo progetto alle intenzioni, quello mi sta guardando come a di tanto ti ammazzo. Bello che da uno sguardo Evelina riesca a cogliere un messaggio, bellissimo.
Questa sbarra è stata trovata tra le cose del ragazzo aggressore e gli è stata tolta. Meno male. Forse dovrebbero togliere anche lo spray peperoncino a cicalone, però, visto che sia le bottiglie che lo spray sono state usate male. Senti qua, guarda che oggettino che mi hanno tolto adesso sotto il letto, qua. Qui c'è un martello da carpentiere. Invece hanno tirato 5-6 bottiglie di birra. Ma poi le persone... Ah, aspetta, mo arriva il ragazzo, perché ho portato al bar, ma hai chiesto cittietti e noi panini il kebab. Quindi ho detto, allora vatti a prendere il kebab, perché diciamo questa situazione che sta lontano, poi torna qua. Questo per legittimare l'intento di oggi, che noi abbiamo cercato solo di stemperare. No. Non legittima niente, Mattia, mi dispiace, non legittima nulla, perché c'è una differenza tra una persona che ti chiede qualcosa e tu gentilmente gliela offri e una persona che declina la tua gentile offerta e ti chiede di andartene e tu non lo fai. Questa si chiama mistificare la realtà, ok? Non è la stessa cosa, caro Mattia Faraoni. Quello che è successo prima sei tu che non hai rispettato la richiesta di una persona di essere lasciata in pace. In questo caso sei stato molto, anche se l'intento era nobile, quello di offrire qualcosa da mangiare. In questo caso no, in questo caso invece è una persona che ti ha chiesto se potevi comprare un panino e tu gentilmente gli hai detto di sì. E comprendo, non lo puoi mettere a paragone, mi dispiace. E mi dispiace per Mattia, perché ripeto, io ho sempre l'idea che Mattia sia una persona intelligente. Poi uno che fa arti marziali. Chi fa arti marziali ha anche una bella testa, solitamente, perché l'arte marziale non ti insegna solo a menare. Ti dà tante regole nella vita, è una cosa che ti forma. Chi fa arti marziali... Non tutti. No, chiaramente dipende da persona. I fratelli bianchi facevano arti marziali. Ovvio. Però diciamo, se riesce bene l'arte marziale è una cosa bella, perché oltre a insegnarti... della disciplina. Esatto, oltre a insegnarti una disciplina proprio a livello di mentalità, non solo sul ring. Quindi io penso che Mattia, il problema è che qui manca proprio una parte che io la ripeto spesso, è che quella di capire che non avete le competenze, e di proprio per questo, cioè di questo non ne faccio una colpa da un punto di vista, non è che uno deve avere le competenze, però se vai a fare queste cose ce le devi avere, se no quello che succede, il prodotto è questo, molto semplicemente. Comunque siamo quasi, ripeto, tracciando i tagli che magari sono di diversi minuti, siamo quasi a 4 minuti e sono ancora lì fermi a riprendere, ancora davanti a questo luogo che, ripeto, magari sono lì per farsi identificare, però cazzo, spostati, costa minchia di telecamera a 10 metri, non è che la polizia ti ha detto di restare a 5 metri da loro, ti puoi spostare ancora di 10-20 metri in modo tale che non intralci, molto semplicemente. No, però lo devono riprendere, ragazzi, mica possono perdersi il content. Loro cosa ma volessero? Sì. Io il ragazzo l'altra volta era agitato, era tranquillo e si era subito posto solidario con la nostra frequenza d'onda. Però si è svegliato questo, ha creato un disastro, la dimensione si è subito alterata. No, io la dimensione si è alterata perché tu l'hai fatta alterare, Mattia, perché non te ne sei andato. No, ma era una questione di frequenze d'onda e vibrazioni. Ah, sì. Si è ferito lui con una bottiglia tirata dall'amico suo. A me dispiace, questa è gente disperata che vive del disagio e va aiutata, però. E voi l'avete aiutata oggi, Mattia. Voi cosa avete fatto? Oggi voi avete rovinato la giornata a delle persone che già ci pensano loro stesse a rovinarsi. Nel senso che tra di loro semenano, appunto, in prima fanno uso. Voi avete portato il disagio nel disagio che già esiste. Siete stati quella fiammella che ha fatto sì che questo ragazzo si sia preso due spruzzate, che poi ha scaturito a diversi atti di violenza, che chiaramente la responsabilità è dell'altro ragazzo, mica è vostra, che voglio dire, che è colpa vostra, all'intervento di numerose forze dell'ordine che magari in quel momento potevano fare altro. Poi penso che le forze dell'ordine in questi luoghi ci vadano spesso, perché come raccontava prima il cittadino, spesso tra di loro si picchiano o comunque magari rapinano, quindi le forze dell'ordine lì ci andranno anche spesso chiamate. Però oggi, cioè in quel momento, se voi non foste state lì, non ci sarebbe stato questo casino. Ma ci sarebbe stato dopo un'ora tra di loro, poi dopo un'altra ora di nuovo. Ma se voi non andavate lì in quel preciso istante specifico, in quel lasso di tempo, non succedeva niente, stavano dormendo, per cui figurati. Ha
questo finale di questa vicenda, che questo ragazzo viene portato via in manette. Per cosa non si sa, perché l'altro che tirava le bottiglie lo capirei pure, questo va bene così, va via in manette questo ragazzo. Quanto si è fatto arrestare lui? C'è. Perché non era collaborativo. Se volete portarmi via mi dovete arrestare. Si è voluto far arrestare. Sai come sarà contento? Un giorno più felice della sua vita. Se non abbiamo voluto fare stare. Tra l'altro non abbiamo chiamato noi le forze dell'ordine. Carabinieri che passava. Questa è una cosa sbagliata. Cioè, nel senso che meno male che la chiamate il carabiniere, perché fosse stato per voi avreste continuato ancora un po' il teatrino, no? Sai come sarebbe andata a finire se quel carabiniere fuori servizio non avesse chiamato lui le forze dell'ordine? Perché loro, le forze dell'ordine, si sa come, raramente vengono chiamate. Quella volta del coltello l'hanno inseguito, me lo ricordo bene, Marcello e Pileggi che inseguono il tipo col coltello, poi anche lì incontrano una macchina di forze dell'ordine e si fermano, ma la prima cosa è stato inseguirlo, capito? E certo, se no dopo finisce il content, è normale. E che fai? Fai finire il content così? Il video, se non lo fai di almeno 8 minuti, non monetizzi, per cui... Attacca uno, arrivano in tanti, certo. Per quello che eravamo 4-3, anzi, l'hanno visto così. Oggi altra giornata terribile, una guerriglia vera e propria, nonostante ci hanno bombardato con del... Lo sorriso, riesce. Guardate questo frame. Questo è Cicalone. Come godi, eh. Ma prima o poi un'inculata te la prendi. A livello di legge, sto parlando ovviamente. Prima o poi ti pigli una bella inculata e lì sì che godrò. Lì godrò nel vedere che finalmente un po' di giustizia è stata fatta. Bello, tronfio, te lo sei portato a casa il contenuto, Quello arrestato, spruzzato in faccia. Ale, che meraviglia. Ah, che bellezza. Sei contento, Simone, Terribile, una guerriglia vera e propria. Nonostante ci hanno bombardato con delle bottiglie di vetro, vetri ovunque, hanno preso pure un carabiniere in borghese che ha chiamato lui le forze dell'ordine. Noi non abbiamo neanche fatto a tempo a pensare, perché ci stiamo No, non hanno è fatto una cosa che non ti viene, non ti viene spontaneo. No, è molto più normale. Bisogna rifletterci. Comunque. No, beh, è giusto. Chiamare le forze dell'ordine così a caso, che allontanando. Con tutte le cose che hanno da fare forse l'ordine, che le chiami per queste stronzate. Perché la cosa più semplice è stata quella. Nonostante oggi quello che ci aveva aggredito la volta scorsa ci ha pure chiesto scusa. No, comunque, come dovete dire, c'è riuscito a prenderlo in empatia. Sì, però ne prendi uno in empatia e esce un altro matto, capito? Cos'è che ha detto? Dice, però no, bisogna dire che ero riuscito a prenderlo in empatia, bravissimo. Sì, lui ha lui ha delle doti. E non te l'hanno già detto, te lo dico io, bravo. Oggi quello che c'è anche la volta scorsa, cosa, scusami, non lo dico, lui vuole, riconosciamo, è stato bravissimo a prenderlo in empatia, bravo, sì, bravo. Ha pure chiesto scusa. No, comunque, come dovete dire, c'è riuscito a prenderlo in empatia. Sì, glielo dobbiamo dire, glielo. Sì, no, bravo Mattia, complimenti. Uno in empatia ne esce un altro matto, capito? Poi, per lo spirito del gruppo, anzi di branco in questo caso, uno tira. Sono degli animali, ovviamente. Un altro tira, perché a un certo punto si sentono più. Ah, meno male che non c'era questo. Fermo. Meno male che lui c'era lui. Una volta questo è peggio. Una volta no. No, altro già. Questo è peggio, è quel ragazzo che c'era nell'altro video prima. Vabbè. Meno male che c'era lui. L'ultima volta quando c'ero io era. Sì, va per io. L'altro giorno lui era tranquillo. Oggi lui è stralunato, perché giustamente loro che cosa fanno? Utilizzano sostanze e bevono tanti alcolici. Ecco lì, hanno ricominciato. Utilizzano sostanze. C'è bisogno di finirlo, ho capito. Ma ci sono ancora delle piccole parti qua. Vabbè, ma sì, non possiamo anche interrompere qua. Cioè, tanto le cose più gravi le abbiamo già. Cioè, c'è ancora un pezzettino quando interagisce col ragazzo. Vabbè. Capirai. Sì. Vabbè.
Comunque, ragazzi, questo è il quantum, come direbbe il presidente. Mazza, intanto è diventato buio. Io sono diventato un uomo bianco. C'è sta luce bianca, sembro morto, ragazzi. Giuro che non sono... Sto bene, non sto morendo. Comunque, questo è quello che vediamo sul canale di Cicalone. Io, appunto, vi invito a non leggere la sezione commenti, perché sono state veramente male. Siete deboli di cuore come me. Chissà, quando, prima o poi tra Genova, io speravo che la roba di Genova, per esempio, fosse abbastanza, che qualcosa, cioè evidentemente su queste cose è più complicato. Torno a dire, appena riuscirò a mettermi seriamente in contatto con Catania, che ci riesco a fare una chiacchierata, perché questi giorni Catania non ce la fa, mi sentirò con Catania, poi magari sento pure Croari, come vi ho detto, visto che è del mio network, se è possibile fare per qualcosa, una segnalazione, forse l'ordine, di quello che è successo, perché per noi e a quanto mi ha detto l'avvocato sulla ricostruzione, che ripeto, gli ho raccontato io, quindi non voglio, cioè, l'avvocato non ha visto ancora il video, per cui si è dovuto basare sulla mia ricostruzione, quello che ha fatto Cicalone non rientra nella legittima difesa, proprio perché l'articolo 52 parla e dice esattamente quello come bisogna agire in queste situazioni. L'abbiamo anche letto anche sugli articoli che parlano dello spray peperoncino. È uno strumento di autotutela, di difesa, che puoi utilizzare per sventare un pericolo, per poi scappare, cioè per poi toglierti, non per ritornare, rispruzzarlo, cioè non è uno strumento di difesa in una situazione dove ti senti in pericolo, che chiaramente va anche interpretata, nel senso che poi in base al caso in tribunale si interpreta. Il problema è che qua non è uno rispetto, cioè quel ragazzo lì, a differenza mia, non ha gli strumenti per capire se è stato vittima di una violenza. Perché è un ragazzo che vive in mezzo a una strada. Per quello io vorrei provare a muovermi a livello legale, vedere se io da cittadino posso farlo. Può essere anche che no, perché alcune cose deve denunciare per forza chi ha subito la violenza, comunque il fatto, però io ci proverò e vedremo.